Guarda com'è finita la giornata, eh? Questo lo vedete dopo alla fine. Ok, buongiorno, oggi sto... oggi è sabato 14 agosto 2021 e giorno prima di Ferragosto, va dannata a magnau. Vabbè, io sto a Cineto Romano e vado a fare le cascate di Rio Scuro. Vado a fare perché sto da solo. Oggi non ho trovato una persona, chi va a Ferragosto va a magna fuori e c'è nato un giorno prima. Chi di qua, chi di là, però sono solo. Oh, Mimmo, da dove cazzo sei sbucata fuori? È contento, Fari, dice, ma vedo più mimosa, eccola, guarda che... È tornata! Alle 5 di mattina si sta a mangiare il cornetto, vabbè, vabbè, siamo solo io e Mimosa, siamo, no? Ci siamo da gusto, ci stavo. Buongiorno. Ma dove sei sbucato fuori? Ma siccome mi aveva detto uno di venire, dico, vabbè, tanto una passeggiata leggera. Vabbè, vedi? Allora siamo io, sì. Mimosa e Augusto. Io, Mimosa e Augusto, qui c'è una bella fontana, guardate, Guarda quanti c'è! C'è Ombretta, Ombretta, Caterina, Giuliana, Cristina e Alberto. Da Giussano? Sì, da Giustà però, no da Giussano, da Giustà. Vabbè, oh. Sì, vedi gli orsetti polari e comunque, ecco la famosa Madonnina di, come si chiama questa qua, alle donne ed è dedicata... Alle donne cinetesi, quelle di Cineto Romano, si chiamano cinetesi le donne di Cineto. È una lavandaia. Una lavandaia, io perché io ho detto? La Madonnina. Ho detto la Madonnina, ho detto. Ma pensa te, oh. Avranno fatto tanto da quando è partita. Oh, ho detto che era la Madonnina, invece no, è la lavandaia. Se vedete qui venivano a lavare qui sotto al fosso le donne di Cineto. Comunque, avete visto quanta gente c'è sta? Vabbè, andiamo a vedere le cascate degli oscuri, le cascate di Cineto Romano. Sembra che sono 5, non va aspettate in granché, però sono belle. Ok, siamo alla... Sì, non direte che è scantessa, siamo alla stazione meteorologica, vedete la corda, cioè quando è secca, corda doppia, se devi di meno, perché tutto scanciato non si legge bene. Corda bianca vuol dire che c'è sta la neve, corda mossa c'è vento, corda invisibile vuol dire c'è nebbia, rigida, fa freddo, insomma. Se ti levi fa la foto. Sì, e adesso noi qui giriamo, come vedete... Cascata grande del torrente Rio Scuro, 30 minuti, e qua Cineto Romano, CNP sarebbe il Cammino Nazionale dei Parchi. Vi ricordo che siamo sul sentiero Coleman, sul sentiero George Coleman, che è un sentiero che attraversa tutti i Monti Lucreti, poi mi sembra che arriva pure sui Simbruini, qualcosa del genere. Infatti ho detto perché Coleman... Passo. Qui siamo alla prima fermata dell'autobus. Poi ci ha messo dei tavoli di traverso con tutti i vasetti dentro. Carino. Con i pallets. Però lo devi no, con le pallet. Con i pallets. Con le piattine, dai, via. Con le piattine hanno fatto la poltrona qui. Qui passa il bus, il 315 barrato, che guida Mimosa. Mimosa guida il 315, il 315 barrato. Allora buttamose tutti lì perché tanto ormai fa pure gallo. Fa. Tutti, ma ecco l'autobus. Ecco l'autobus. Eccolo va, fermate il bus, va. A Roma, no? Che cazzo ne so, Mimosa, fate tutti, tutti così, fate. Così, così. Saggio, camorra. Sette. Ma per far fermare l'auto, Ok, siamo sotto la forra del Rio Scuro di Cineto Romano. Sentite che freschetto qua sotto, siamo proprio sotto il fiume. Perlomeno quella poca acqua. Ah, quell'altro passaggetto lì? Sicuramente sono quelli del paesetto. Ah, ecco, facile, sì. Ah, guardate che caruccio sto ponticello di legno. Bello. Mettete qui che noi passiamo sul ponte e ci fai gli acqua. Ecco, però che sto riprendendo mentre sto sul ponte, sto dietro di te. Sto alle tue spalle, attenta. Oddio, mazza mi balla. Questa sarebbe la prima. Ah, qui la prima cascatella, via. Venite, che state a fare là? O che vanno un pedito di intervenire, non ho capito, si sono fermati tutti lì, Stanno a fare foto a me, sarà fa? Sì. Ok. Oh, venite, che so, dura tre giorni e mezzo il filmino. Io puoi fare il modello? Sì. Modello Giuditta. Modello Giuditta, bravo. Eccoli qua, guardate quante donne si sono portate appresso oggi, io. Oh. Ah, vedi, oh. Non c'entra niente a gusto, però c'è sta pure lui, che devo fare?
Ecco la gustarello, ah. A gustarello, guarda come snello. Questa è la prima cascatella. Aspetta, entro da qua, entro. Se lo scivolo. Guardate che caruccia che è. Guardate che bella. Ma vedi che acqua pulita. Oh, fate del bagno qua, oh, guarda che acqua pulita. Ok. Siamo arrivati alla prima cascata. L'unica cosa brutta è che c'è poca acqua, qui se c'è niente d'inverno, dopo le piogge, sicuramente lo spettacolo è più bello. Comunque, il posto è bellissimo, la cascata è bella, l'acqua è poca, ma va bene così. Perlomeno l'acqua è pulita. Quando ce n'è tanta non si va, non guardi sta roba. Però è bello pure quando c'è una bella portata d'acqua, eh. Vabbè. Puoi sempre ritornare. Vabbè, certo, dopo le piogge, st'inverno. Sai che cos'è questo? Che guarda cos'è? Che cos'è? Oppala. Un clubista! Oh dai, gli stai a far bagno qui, tipo Anita Ekberg, dai! Dai. Andiamo su, dai, poi dopo. Anche il vestito! Ma nude lo deve fare, che sì, ma col no, vestito! No, tu pezzi, il socco lì a cappello! A Aritona stavo col vestito da sera! Secondo Ponticello! E siamo sopra la cascata! Cioè la prima cascata che abbiamo visto poco fa! Si gira qui a sinistra, ma siete qualcosa? Sì, sei sopra la cascata proprio, certo? Quando c'è più acqua è meglio, però vediamo un attimo, le porto sopra la cascata. C'è poca acqua e quindi non... Eccola, la cascata la stiamo a vedere da sotto, questo quando... Che miseria, l'inverno, cioè, mo ci torno st'inverno qua io, è uno spettacolo. Questo sì, freschi ci si sta benissimo qua sotto, ed ecco... Loretta sul ponte, ponte parente, ponte P. Ponte di e Cinzia che fa le foto. Mentre camminate sul sentiero, a un certo punto vedete una deviazione. Prendetela, come stiamo facendo noi, e vediamo dove porta, che manco noi lo sapevo. Oh, qui si attraversa addirittura il fiume. Basta che c'è qualcos'altro qui, perché se c'è un sentiero più di qualcuno ci viene. Se vengono qualcuno c'è qualcosa, c'è sta. Ecco qui, sul fiume. Ola, ola. C'è una cascata, Pi? Ah, vedi, c'è una cascata qui dietro. Quindi fate la deviazione, se lo va a perdere. Qui, sempre queste qui, sono sempre tutte cascatelle piccole. Però, carucce, via. Il posto è bellissimo. Ecco, fate per bagno qua, va. Ecco qua, una seconda cascatella, guardate quanto è caruccio qui. Oh. Bello, eh? Sono tutte così, fino a... Sì. Qua bagnetto ci viene bene, oh, ritorno. Volete fare qua, ritorno al bagno? Ritorno, questo. Ah, ma sicuramente sembra che la quinta cascata, la cascata quella grande, sia la migliore per il bagno, vero? Vabbè, certo. È la seconda. La seconda. All'alto, eh? Il livello. Ok, questa è la seconda cascatella, via. Bellissima. Arrivati a questo punto, sempre sul sentiero, vedete il sentiero che sale, là lo lasciate perché vedete questo sentiero è evidente che scende qui e questo porta alla terza cascata. Ed ecco Augusto, Cinzia. Ah, ecco Luisa che sarta come un grillo. Nonostante i 105 anni ancora sarta. Hai visto? Guarda Loretta, tieni, un grillo proprio. Non manco io, se sarto mi rompo un due pezzi. Ma io non scendo proprio, vedete se è bella. Ma te scendi, no? Vai, come ti dico col culo per terra? Che te frega, guarda che ha messo pure scende col culo per terra, eh? Anche perché mo ci scendo pure io col culo per terra. Ok, fermo, devo mi stai tutta la roba addosso. E dopo essere scesi da là, aver camminato un pochettino nel bosco, ma poco, siamo al cospetto della terza cascata. Che loro stanno su lì, ma io scendo di qua, sì, scendo da qua, casco in mezzo l'acqua, perfetto. Qui devo salire forse lo stanno loro. A meno che non scendo da quella parte lì, ecco anche Cinzia, se scendo da lì potrei aggirare la cascata, poi vi faccio vedere. Tu certo loro venate lì, sono tutti ammucchiati, io mi metto di qua. Ed ecco la terza cascata, loro sono passati sopra, io sono passato di sotto, proprio dentro il fiume. Questo sarebbe bene, sì, perfetto, qua e olè,
terza cascata, anche Luisa. Guarda, tu sei andato a sfrattare. Guarda che roba, vedi, io sono più basso, ci sono passato. Ok. Questa è la terza cascata. Non vedi il figo là così. Guardate mimosa. Tuffate. Tuffate, tuffate di sotto. Oh mimosa. Tuffate di sotto. Tuffate, tuffate. Eccoci qua. Camminate sul sentiero, poi addirittura ne trovate un altro sentiero che scende dopo quello di prima. Vedete qui? C'è la quarta cascatina. Oh, queste sono tutte cascatelle, ma non è che non vi aspettate niente di che, però sono carucce. Divertente, poi il posto sotto è freschissimo, Se stanno a fare, guarda dove stanno loro lì sopra. Aspaticati! Questa è una bella piscina per farsi il bagno, e a vedere che roba, l'acqua sarà poca ma la piscina è perfetta. Sarà un paro di metri? Quando fa il coso così brutto, sì. Significa che l'acqua ci sta, ci sta. Ecco, guarda quanto è bella, è verde l'acqua qui, oh. Che spettacolo. Questo è proprio bello. Guarda, hanno stato di tutto rosso, qui sono quei pianti, sono tinte, sono rosse. Stava che era diventata rossa l'acqua. Oddio, stava scivolando dentro la cascata. E se no, che si chiama a fare cascata se non c'è caschi. Ecco lì, vedi. Piccolina ma caruccia. Bella, è piccoletta, però la piscina per farsi il bagno è perfetta. Mettetevi in costume, dai. Mettetevi in costume. Ieppino, siamo solo lui lungo il fiume alla ricerca di altre cascate nascoste. Perché sembra che c'era un sentiero che scendeva anche qui sotto. Poi all'improvviso finisce qua, però mo andiamo a vedere. Via. Nel frattempo ci facciamo una camminata lungo il fiume, che è stupendo da queste parti. Rio Scuro. Eccoci qua, Ieppino, siamo stati premiati, abbiamo fatto questo percorso che poi lì il sentiero arriva fino laggiù, poi spariva. Noi siamo cominciati a camminare in mezzo a quelle rocce. Guarda, tardo dove si risale. E siamo stati premiati perché abbiamo trovato un'altra piccola cascatella, questa è la quinta da stamattina, con relativa puzza. Eccola qua, quinta cascatella della giornata. Oh, qui ci dobbiamo tornare d'inverno comunque, Quando la portata dell'acqua sta al massimo. Non al massimo, però ci sta. Questa diventa tutta una cascata, diventa. Questa la pozza qui in mezzo sarà alta un metro e mezzo, una metrata e mezzo, c'è sicuro. Pure più. Ok, questa è la quinta per oggi. Mi sa che quello è il sentiero che sale. Boh, vabbè, adesso andiamo a vedere. Forse sale lì, c'è un'altra cascata ancora, che scommetti? Oh, io e Pino siamo avventurati proprio. Guarda che abbiamo trovato per scendere, una radice lunghissima. Porca miseria, oh. Quell'altro l'abbiamo lasciati sopra, noi siamo usciti sotto al fiume proprio. Sempre le cose più spericolate, noi eccoci qua, sotto al fiume siamo arrivati. Porca miseria, va, scendi. Passami davanti che io dopo spengo la videocamera. Ma senti che callo qua sotto. Sto sudato come un maiale. Sì. Ok, abbiamo ripreso il sentiero e tutti in fila indiana andiamo verso la prossima cascata del Rio, come si chiamava? Rio Grande, ma che è Rio Grande? Stiamo nel Gran Canyon, c'è cioè Rio Grande, oh. Era il Rio Freddo neanche, sì. No, vabbè, ci ricordiamo dopo. Ok ragazzi, siamo alla cascata della doccia, solo per escursionisti esperti, perché c'è tantissimo dislivello. Infatti vedete il sentiero qui ci scende Pino? Le scende pure te? Scendi? Tu Loretta scendi? Sì. Te ci scendi? Te Anna Maria? Te Mimo? Mimo scendi te? Allora Augusto e Cinzia rimangono qua. Cioè, Caetto ci scendi o no? Anna Maria rimane qua. Allora andiamo giù, via. Noi lasciamo gli zaini? Lascio lo zaino, ci stanno loro qui. Io me lo porto perché a me lo zaino mi fa compagnia. Guardate che sentierino scende che ci sta qua, va. Ci vediamo più sotto, via. Ed ecco il tratto finale che porta alla cascata della doccia. Guardate, loro vengono su. Il sentiero è abbastanza ripido, non vi aspettate niente di cose, è pericoloso. Però è ripido. E poi per scendere l'ultimo pezzo attacca da sto ramo che trovi qui, vedi?
a tipo sta radice qua lunga, ecco, chi ha passato radice? Qui ci vorrebbe un pezzetto di corda da portare, un pezzo di corda attaccato all'albero, se scende meglio. Specialmente, no, specialmente quando dopo le piogge, questo diventa scivolosissimo. Non usa proprio niente, senza zaini, senza bastoncini, non sa regge, scivola come un coso, guarda, va. C'è anche Cinzia là sopra, Cinzia, fa attenzione a quel bastone dove attacchi adesso che si muove tutto. Ok. Oh, meravigliosa la cascata, ma sembra il posto, guarda che posto. Sembra il film Laguna Blu. Guarda che roba. Guarda che spettacolo. Vai avanti Mimo che scendo pure io. Bene. Guardate che cascata. Che spettacolo. Oh, quell'acqua sembra che scende a rallentatore, la vedi? Sì? Comunque c'era più acqua, l'altra volta era più bella. No, ma è bellissima. Che faceva? Vedi, adesso vedi che è concentrato. Sì. Prima scendeva su tutta la cosa. Cascata della doccia, bellissima. Oh, questa è da farsi il bagno qua. Sì, guarda, mo sei sentito un sasso là dentro. Ennesima cascata, ci sono i ragazzacci che tirano i sassi da sopra. Buff! Settima o ottava cascata, poi lo so. Cioè questa qua, guardate con il laghetto quanto è bella, ma vi faccio vedere questa, però questa la posso vedere solo da sopra, ho cercato di arrivarci sotto, ma devo attraversare un attimo il fiume qui, così, opla. Poi porto qui, qui c'è una cascata che si incanala stretta, stretta, stretta. La faccio vedere da sopra. Ecco qua. Carina, eh? Aspetta, ora vi porto qui sotto, aspettate un attimo, questa è quella lì, cerco di scendere, cioè prova. Ecco qua, più di questo non sono potuto scendere, purtroppo la prossima volta mi porto le corde. C'ho sempre la corda a macchina, in macchina, dentro lo zaino oggi non ce l'avevo, guardate che era bello qui sotto con il coso, con il laghetto si forma, con sta cascatella che risale qua. È proprio bello sto posto, tutte cascatelle così piccole, 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 ma sono stupende. Questa è con una corda, la leghi là sopra e scendi qua sotto, piano piano, le fai le foto e poi te ne vai sopra. Poi tacchi una corda, scendi da qui e vai qui dietro, c'è un'altra cascatella. Solo adesso non si può fare, senza corda e senza niente. Vabbè, va, andiamo avanti. Qui siamo davanti a un ennesimo salto di roccia con l'acqua, guardate che bel laghetto. Loro sono passati sopra il sentiero che passa là, io invece no, io voglio passare qui lungo il fiume, quindi risalgo da qua e di qua e qui siamo nel paradiso terrestre, ragazzi, guardate che roba, guardate che bello sto ponte su, guardate loro dove stanno lassù sotto la cascata grande. Adesso seguo tutto il sentiero dentro il fiume fino sopra la cascata. Ok. Ed eccoci qua, l'ultimo tratto di sentiero, chiamiamolo sentiero, passa dentro il letto del fiume, guardate, e porta fin sotto la cascata grande, la cascata che porta il nome di Cascata Grande, che è qua là sola, guardatela che bella, guardate dove stanno stati loro. Oh, qui sembra stare dentro la Mazzoria. Vedi che roba là, oh. Ora vi faccio vedere che ho Cinzia quando sale là. Guardate questi due cani, stanno a salire, proprio. Lungo il corso. Sì, ce l'ho fatto, ce la faccio col via e poi te la mando, dai. Adesso sali piano piano qui, che adesso comincia a essere tutta bagnata la roccia, eh. Guarda Luisa che è in camoscio, eh. Voi andate pure al bagno a fa pipì, quindi chi la ferma più? E dai, eh. Ecco Cinzia nel passaggio più bello di tutto il percorso, quello che poi cammina dentro il fiume. Ah, non scorda, beh, poi ti fa male, non stanno a far video, dai, foto quando scendo avanti a te e ti faccio. Ok, siamo sotto la cascata, ci vediamo là. Ah, è vero, sembrava una corda, sembrava, invece era il tubo. Eccoci sotto la cascata grande.
Questa è la famosa cascata grande di Cinedo Romano. Amino, ma si... Amino! Oh, Pino! Mi sono scordate le cascate, Rio Scuro! Ah, Rio Scuro, sì. Non mi ero scordato come si chiamano queste cascate. Cascata grande del posto di Rio Scuro. Eccola. Ok. Ma non è che le mandi a Fernando. Okay. Fernando se manda a noi, eh. Eccole qua. Ah, è un filmino, può rimanere là, non è una foto. Adesso questo cazzo l'ho portato. Che miseria. Che spettacolo proprio qua, va. L'acqua viene sia dalla parte di sopra che dalla parte di dietro. Ma secondo me lì sopra c'è un'altra bella pozza lì. Sì, a voi, ma non so se c'è il sentiero sopra. Sì, mi sta arrampica là, dopo mi riscendo. Che mi ha preso Rambo, mi ha preso. Ok. Guardate qui quanto muschio. Una cosa spettacolare, guardate che roba. Inizia la discesa adesso, eh? Lungo il fiume. Vai, cominciate a scendere, sì, dai, piano piano, pure della gonnate, vai. Adesso inizia la discesa lungo il fiume. Dovremmo andare questo, ma scendi. Sì. Dove si passa da, ecco, dall'altra parte. Sì. Sì, passa di là. Di là, Lore, all'asciutto passate. Non c'è... Sì, non ci passate in mezzo al fiume. Che diventa troppo scivoloso. Ok. Andiamo avanti. Oh! Guarda com'è andata a finire la giornata, tutte al bagno, bellezza al bagno, che pure Cinzia e Loretta, eccola qui, via. Butta, devi far tuffo però, Loretta. Io con le ciabatte. Ma che sta al mare? Oh, non è che ti affoghi, io non ci vengo a salvarti, che sono buona a nuotare, sta buona, ci andà troppo là, eh. Ecco pure Cinzia, vai. Sirenette al bagno. C'ha ragione. Questo telefono dovrai portare da qualche parte. Ok. Fatta, ecco pure Agu, fai il bagno? Augusto se fa il bagno, levatevi tutti. E questo comincia a scureggiare. Oh, mo via Augusto e comincia a scureggiare dentro l'acqua, lo dico subito. Viene Augusto e comincia a scureggiare dentro l'acqua. Ale, eccole qui. Sì. Uno, due e tre! Oh, ormai devo solo che buttare, vai! No, no, io esco! Ah, tutta sta storia, fino a così! E tu, dai, entra tu! Ma io non c'ho né costume né mutande, che cazzo mi ha detto? Il peso, è lo stesso peso mio, passa 5 metri il livello dell'acqua, fate buone. Che faccio esonda il fiume qua. Io ho detto a voi, portatevi il costume. Io fino al ginocchio. Ecco anche Loretta. Uno, due e tre. Agu, e te devi buttare, Agu. Ma fammi piano piano. Vieni pure, hai visto? Oh, un po' allora, va sotto la cascata. Che da morire, raga. Ma ormai è una pure te, guarda, tocchi, quanto è alto? Ah, c'è il sasso là. Sembrava più alta, sembrava. Sto sul sasso. Ah, vabbè, Cinzia, non me la porta. Oddio. Era Nocchia. Ho visto una ranocchia che si è buttata, chi era? Da coraggio davvero qui. Non c'è il telefonino, mannaggia. Ok, escursione finita, siamo a Cinedo Romano. Ci siamo messo 4 ore, ma sa, siamo presa proprio con karma, sa, siamo presa. Funziona da un'ora. Quasi 6 chilometri. Il giro è corto, ma è bellissimo. Se no me la vi lascio. Guarda che ha 7-8 cascate. Sì, guarda come sei ridotta, va. Un sudore. C'è cioè, Mimosa addirittura in costume, Cinzia in costume. C'è cioè, che fa callo? No, fa un caldo bestiale. E niente, 6 chilometri. Siamo fatti 7-8 cascatelle, compresa la cascata grande, la cascata della doccia, il bagno. Avete visto anche Augusto in costume? Lo scandalo, lo scandalo. Guarda.
non si può vedere. Tutta invidia, si può vedere. Hai capito, sì. Quindi l'escursione finisce qua. Vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbassa la Lazio. Io ho detto una di chi? All'Ago Maggiore che l'Aziale. Amico tu. E ho detto a battuta tua, mamma mia. Se sei magnato. La sera dopo è venuto con la maglietta bianca con la guidetta azzurra. Ma pensa di che poraccio. Laziale! Hai capito? Non sarebbero laziali se sono così. No, Laziale Burino, non sei mio cugino. Qui finisce e se ne va la prossima.